Hola, io sono Marcus Crone, signore e signori, bentornati nella Sky Factory 3.0. Ho la voce che se n'è andata un po' a fanculo, quindi parlerò un pochino più a bassa voce del solito, perché altrimenti mi si sgracchia e poi non posso più registrare video e senza voce lo youtuber può fare i film muti e diventa Charlie Chaplin. Esatto, però senza i baffi da Hitler. Dunque, nell'ultima puntata abbiamo salvato il mondo e per festeggiare l'abbiamo quasi distrutto. Io sono morto con l'armatura invincibile, che era una cosa davvero, davvero assurda. E ho craftato questi blocchi qui con questo procedimento qua, che è molto bellissimissimo. Oggi, visto che non ho voce, volevo fare la botania senza voce. Quindi se la botania vi fa cagare come... a me ha rotto un po' le palle. Beh, non guardate, una cosa che voglio chiedervi però è questa: ma sto ciccio, c'è un modo per mettere anche che toglie la pioggia? Perché se metto il rain sensor qui, esatto, e poi gli do un segnale di redstone, lui quando vede, adesso vabbè, adesso la pioggia se n'è andata perché è stronza, però lo attiva, però lui dice, vede che è giorno ancora e non sgiorna, esatto, piuttosto perché funziona? Ma avete detto sta... Oh, vedi? Ovidio, adesso funziona. Guardate il sistema solare rappresentato da delle pallette. Pallette, direbbe Shifty. Oddio, la voce se ne va. Allora, facciamo un po' di botania. Andiamo subito a craftare un lexica botania, che dovrebbe essere veloce da fare. Però abbiamo bisogno di un book. Te rompo, Airbook Marugus Cron. Opela. Abbiamo tanti fiorellini. Oh, thank you so much. Abbiamo tanti fiorellini che però se ne sono andati a fanculo. Però abbiamo la Living Stone. Guardate qui la farm come va. E la il Woodstone. Quindi possiamo farci un pochino di queste. Yes, di mana pool. Molto bene. L'area botaniosa io direi che potrebbe essere questa. Potrebbe essere questa qui tranquillamente. Ci mettiamo qui i nostri... cicce puzzi. Andiamo. Ah, aspetta. Perché, ragazzi, la bag of holding me la sono dovuta rifare perché non l'ho trovata. Non so perché. Ciao Ender Dragon, fra quanto ti togli? Fra 44 minuti, l'immortacci tua. Quindi mi sa che. Flower. Già. Mi sa che devo rifare il floral fertilizer. Minchia. Opela. Bravo ciccio. Andiamo a metterlo su della dirt. E che cosa sta succedendo? E andiamo a prendere un... non mi ricordo mai come si chiama. Shilter, no. Iron, scriviamo iron che ci esce. Eccola qua. Questa qui è uno strumento molto utile quando fai... perché ho preso la soul sand? Volevo prendere la dirt. E invece no, la soul sand. Va bene, Varugus Cron, va bene, Varugus Cron. Allora, andiamo di qua. Mettiamoci un pochino di dirt, che tanto ci servirà... successiva mont. Opela. E facciamo così e facciamo venire i nostri i nostri fiori. Opela. No, questa è dirt, ragazzi, non confondete la dirt con i fiori, perché dai fiori nascono i diamanti e dalla merda invece la puzza, esatto. Quindi no, non fatelo, don't try to Tom. Mamma mia, quanto sono... mi sono svegliato con sto mal di gola di merda. Forse è perché fumo, non lo so. Sono una ciminiera, può darsi quello. Facciamo questo qui. E dovremmo poter fare con le sticchine, eccolo qua, il ciccio puzzo, che ci permetterà di fare la wandina. Si fa così? No, non lo so. Come si fa? Si fa con tre di quelli. Perché Barucus Clod butti dentro le cose che ti servono? Non lo sapremo mai. Sei un geniaccio incredibile. Opela, l'applied, cioè, o meglio, la refined ci sta, secondo me, lasciando, perché la vedo sempre più lenta. Eppure qua sotto ho tolto le cozze qua, come si chiamano, le lava gen, quindi non lo so perché ci mette tanto. Allora, abbiamo anche la Wand of Forest, siamo contentissimi. Andiamo un attimo a ritornare a rivedere le stelle. Opela, craft Alexica Botania, aperta la Pocket Diary. Yeah, abbiamo fatto pure questi. E a mana pool l'abbiamo fatta con una mana spreader. Vediamo quanti usiamo questo qui. Andiamo a cercare. No, che è successo? Oddio, dov'è finito? Sono scompariuti, ragazzi, aiuto. Mana spray.
Forse è staccato? Yeah. Vediamo un pochino. Tammed! Spatapim, 11. Mana Spreader, molto bene. Non ho idea di come si pronuncia, quindi non picchiatemi, per favore. Pam pam pam. E voilà. E poi, direttamente, c'è il portale degli elfi. Va bene, va bene. Comunque, raga, io sto a fare un sacco di ritardi con la Sky Factory, perché da quando YouTube mi ha dato la licenza praticamente a ritornare a registrare video lunghi, non mi rendo conto di quanto poi ci voglia a montarli e quanto ci voglia a renderizzarli soprattutto, perché mi ci vuole un'oretta a renderizzarli. Quindi che cazzo ne so, sono le 11 del mattino, io faccio... Sì, ma stai calmo, eh. Io faccio, ah, vabbè, iniziamo a fare la Sky Factory, tutto, faccio le cose e passa un'ora. Poi lo monto e passa mezz'ora, poi lo monto e passa un'ora e già si sono fatte le 13 e mezzas. Qui come stiamo messi con l'energia? Siamo a pace, va bene. Comunque devo portarmi un pochino avanti, serve questo qua, serve questa cosa qua. Allora, ci servono dei fiorellini fiorellosi per produrre mana. Quindi in questo caso entra il Lezzica Cosania, ok, molto bene. Per il generare flora, eccolo qua. C'è il Thermalilli, c'è l'Endo Flame, che è molto semplice da fare se non sbaglio. Abbiamo bisogno del marrone, del rosso e del light gray, ottimo direi. Cosa cazzo è stato? Minchia che paura! Minchia che paura, non so se avete sentito voi. Porca puttana che paura! Wow, ok. Ho detto cazzo, non ci possono stare mostri qui perché c'è questa, no? C'è la cicciapuzza. Quindi ho detto, oddio, sarà un mostro forte. Cioè, non lo so perché il mio cervello ha pensato questo. Allora andiamo a prendere del marron glacé, yes, del light gray, ottimo direi, e del rosso forte. Ma rosso forte? Lo senti il mio oscuro potere? È oscuro forte. Andiamo a prendere dei bicchieri di water. Andiamo qua sotto. Pronto? Qua sotto a farla. Sta parte la facciamo sempre, 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 sempre. E andiamo a buttarci due marron, un di questo e un di questo qui. E poi ci servono ovviamente i seed o pe la. Andiamo a buttarcene uno. Shubidua! Tua, tutua, patatina mia. Non. Oddio, se ce l'ho. Geniale! Se ce lo butti te lo dà così in automatico, ma è fantasticissimo! Quindi posso fare così, tac, e voilà, signori, abbiamo tre Therma Endo Flame, scusate, non so, Thermalilli. Quindi io direi che possiamo permetterci di metterceli tutt'ogli di brutto sterunzo, ok? Di mettere due di questi qui. Usiamo soltanto un ciccio di pool per ora. Dove sei, mio piccolo ciccio di pool? Lo mettiamo qui. Dobbiamo linkare con la wandina questo ciccio a questo. E si dovrebbe storcere. Perfetto. E last. E poi mi suona la sveglia. Ragazzi, voglio condividere con voi come si chiama la mia sveglia. Allora, questa sveglia rompicoglioni si chiama Carne, ristorante con cavalli e piedi con cibo. Io non ho idea di quando l'ho creata, ma lei suona sempre a mezzogiorno e mezza. Perché? Perché Marubuscron fai questo? Perché? No, no, non ne ho idea, davvero. No, lo ignoro fortissimamente. Oh mio Dio, se premo il tasto dell'Avemminer, anche a mano libera ti fa così, davvero? Ma stai scherzando? È fantastico. Ok, d'accordo. Va benissimo. Facciamo la nostra. Piattaformina dove metteremo i nostri piccoli semi, no, anzi, piantine. Facciamo così, così e così. Perfetto. Andiamo a trovare il metodo per gettarci del koal. Vediamo un po' il koal, come stiamo messi col koal. Non abbiamo koal. Non ho fatto il seme del koal. Che cazzo. Fermi tutti. Fermi tutti. Mi sono scordato. Mi sono scordato. Il koal va qui dentro. Merda. Merda, merdissima, il koal va qui dentro, sta andando qui dentro e adesso non ho più koal, sono uno stronzo, vediamo un po' se questo mi dà del koal,
sì signore. Va bene. Allora, il koal non è utilizzabile. Intanto prendiamo un bel cestone Giordano. No, 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 no. Prendiamo un cestino normale. Minchia. E del log. Yes, del log che si chiama wood in questo caso, quindi cuscono di droghe. Andiamo a posare qua giù la robetta. Come si fa? Così. Papa bim e papa pem. Perfetto, andiamo a vedere un pochino con quale ritmo. 1. What? I'm sorry? Sì? What? Sorry? Credo che ci sia... Aha! Questo attaccato. Allora, Ciccio prende. Perfetto. Non ho capito perché ne ha preso... No, l'hanno preso tutti e due. Perfetto. Vediamo ogni quanto passa. È poco, eh? Non tanto. Qualche secondo, tipo 5 secondi. Ok. Se poffa. Andiamo a prendere un dropper. Dropper, vedi, cioè abbiamo l'autocrafting, ma che spettacolo del dropperigno. E un timer, vedi, cioè abbiamo questo qui che è buono, buono, buono. Quindi se io metto il mio amico dropper alto qui sopra, oppela, che guarda verso il basso, perfetto. Ci metto dentro il legno, faccio così, ci metto Ciccipuzzi. No, al contrario, amico mio, ti devi mettere al contrario, tanto sta la Draconic sta scureggiando, perché ti metti così? Così, bravissimo, vediamo se funziona. Yeah, very good, però ogni 200 secondi sono 10 secondi, cioè 200 tick sono 10 secondi, quindi facciamo ogni 80. Togliamo questi. Vediamo. Viene preso. Perfetto, signori, perfetto. Stiamo messi bene. Il problema è che per fare il portale del Weaver Fence ci vuole davvero un botto. Ma che dico un botto, ragazzi? Un botto di lava. Sì, di lava, di mana, no di lava. Quindi mi sa che bisogna trovare un altro metodo di generazione dell'energia manosa. E credo di averla trovata con una risorsa che abbiamo in grande quantità, ovvero l'esperienza. Andiamo a vedere di bloccare un attimino questo cicciopuzzo qui. Gli togliamo le bottiglie d'enchantment, di incantesimo. Ma prima ci serve un diamantino da trasformarlo in diamond mana pearl ok, questo qui si è transformate e insieme possiamo fare, oltre al mana table e tutto tablet e tutta quella roba lì, possiamo fare il runic altair. Perfetto, quindi questo qui ci faccio una bella crafting table così non dobbiamo ritornare laggiù. Oppela, bella tinker che non sei altro, la mettiamo qui e andiamo a fare questo runic altair. Speriamo che voglia, che non voglia così tanta energia quanto penso, quanto temo. Allora ritorniamo un pochino indietro, dove siamo finiti. Eccola qua, una mana pearl e 2 4 5 mana steel. Ma il mana steel Non potevo fare la gallina, scusate, Iron Chicken Gastier. Sì, potevo fare la gallina, però io ho fatto soltanto quella del Terra Steel, che ci servirà successivamente, sono molto molto infelice. Quindi andiamo a prendere questo e basta, I think. Andiamo a buttarci dentro uno. Minchia, non vuoi? No, aspetta, non mi dire che il Mana Steel si fa con... Sì, è poco. E poi, merda,
è finito il legno, ragazzi, è finito il legno, bisogna aspettare di ho capito, faccio tantissimi altri termalilli, va. Ok, ho accumulato abbastanza mana per poter fare 5 mana steel, guardate qua. Sono un pochino, ma danno davvero poco, sti bastardi, Quindi speriamo che ce la caviamo con questo poco mana, ti dobbiamo aspettare tantissimissimo. Zoom per 10, zoom per 1, ah, meno male, grazie al cielo. Quindi, una mana pearl, tipo che è un ender pearl, e invece, esatto, ender pearl, vieni qui da Bavarino tuo. Qui ho portato un ender tank, ragazzi, mi sono un po' facilitato la vita. Andiamo a trasformare pure questa in Antonio Calabro e andiamo a buttarci dentro tutto quanto. Quindi questo, poi questo, questo, questo e questo. Ancora una? Yes. Facciamo così e come potreste vedere non funziona niente perché non ha mana. O forse va attaccato, oddio non mi ricordo. Raga, rompemolo un attimo. Nel dubbio è sempre meglio giocare a coppe. Nope, è perché non ha mana, signori. Quindi dobbiamo... Ma com'è possibile? Ce l'hai! Ce l'hai! Perché? Perché? Perché ti fai? Se la banana non ce l'hai... Dov'è? Pure il Gurmalilis poteva andare. Però a questo punto preferisco quello dell'esperienza. No, questo fa... Come cazzo si chiamava? Aspettate. È il Termalili? No, è il Narsilium. Yeah, eccolo qua. No, forse. Non lo so. Che sto male? Cosa? Forse non è questo. Forse devo andare in Generating Flory. No, sì, ah, ok, era Rosa Arcana, che voleva soltanto una runa, praticamente. Però, per fare sta runa mi serviva questo. E the rune of mana, sì. Però non mi dà indicazioni, sei un bastardo. Dobbiamo aspettare e basta. Ed ecco che la puntata arriva in ritardo. No, in realtà sono un babbeo io, ragazzi. Mi sono completamente dimenticato come funziona la botania. È fantastico, è meraviglioso. Dove sono i miei mana spreader? Dove sono? L'unica cosa che ho lasciato di là è l'unica cosa che mi serve, ma davvero. Mana, eccoli qua. Ma c'avevo un sacco di roba io. Porca puttana. Bisogna fare così, ok? Questo qui dobbiamo linkarlo a... No, scusa. Devo linkare questo a questo. Questo a questo. Perfetto. E poi metterci 1, 2, 3, 4, 5. Eccolo. Sì. Si sta formando, signori, la runa. Oh, yes. È meraviglioso, perfetto. Grazie, Gesù. Ti vogliamo tutti bene, Gesù. Torna indietro. No, ho sbagliato, torna indietro, Baruco Scron. Questa qui, allora. Lime, purple e pink. Perfetto. Oppela. No. Purple. Poi, pink e... Dov'è il lime? Lime, signore e signori. Facciamo così. E facciamo così. In quale quantità? 2 di pink e 2 di purple. Ok, quindi 2 pink, 2 purple, uno di questi. La nostra bellissima daccela, bastarda daccela, devo farla così? Cosa? Ah, è vero, gli dovevo tirare un pezzo di stone, quanto ci... No, perché sto andando di qua, devo andare di qua. Perché non mi ricordo niente, non mi ricordo niente. Dovevo fare una cosa del genere. Yeah. Ok, e poi lui si sta trasformando e voilà, abbiamo la runa. Meraviglioso. La buttiamo dentro, signore e signori. Abbiamo la rosa arcazzo. Perfetto. Andiamo a vedere se effettivamente sta ciccipuzzi è better oppure no. Quindi andiamo qui, facciamo experience, ce ne abbiamo un pochino. Craftiamo un po' di Bottle of Enchanting e andiamo a vedere se effettivamente dà un bel po' di mana oppure no. Oh yeah, ha dato il doppio di quello che ha dato fino adesso Ciccio. Ragazzi, impiantone automatico incoming. Per forza, dai. Per forza, con due stack di boccette. Prima c'era uno spuzzolosissimo, caccolissimo. Signori,
È dura dopo tutte queste cose tecnologiche ritornare sulla magia, però comunque dà soddisfazione, è molto piacevole. Mi dispiace per il tono di voce un po' troppo basso, io vi sallusto, mi dispiace anche per l'attesa, probabilmente vedrete questo video per le 14, ma lasciate sempre un pollice in su per supportare il vostro MK, che non svende il culo. Bella ragazzi, ciao!